Buongiorno bambini cari, ben trovati. Guardate attorno, è notte. La gente è già chiusa nelle case, si vedono le luci. È la sera di giovedì, giovedì santo. Cos'è successo quel giovedì santo in cui Gesù ha dato la vita? C'era silenzio, c'era buio come questa sera. La gente ricordava in quella serata il passaggio, la liberazione della schiavitù dall'Egitto. E quella sera Gesù prende l'occasione proprio per mangiare insieme con i suoi amici. Sapeva che era l'ultima cena per lui, prima della sua morte. Quindi ci teneva in modo molto particolare perché tutti fossero presenti, i buoni e i cattivi, anche Giuda. Giuda era già qualche giorno che cercava, dice il Vangelo, il momento propizio per consegnarlo, cioè per tradirlo. Gesù era ricercato, quindi si era già nascosto da qualche giorno e di nascosto segretamente va al cenacolo, in questa sala, per fare l'ultima cena. Lo stavano cercando proprio per invidia, per ucciderlo. Allora Giuda, gli promettono dei soldi. Se ci dirai, ci porterai dove è nascosto Gesù, ti daremo 30 denari, la paga di un mese. E pensate, Giuda non è arrivato a fare questo errore tutto in una volta, può capitare che anche noi sbagliamo, no? Siamo presi dall'attimo dell'errore. Invece no, Giuda è arrivato in quel momento dopo tanti peccati. Dice il Vangelo che lui era l'economo, teneva la cassa dei poveri e prendeva i soldi che c'erano dentro, che cosa grave. Che cosa, mai toccare le cose dei poveri, mai, è una cosa bruttissima. Giuda lo faceva e tutti questi errori continuamente l'hanno portato a fare un errore grandissimo, a vendere un amico, vendere Gesù, pensate. E quella sera Gesù, mentre lì c'è anche Giuda, a un certo punto Giuda, dopo aver mangiato il boccone che Gesù gli dà in segno di amicizia, no? Gli dà qualcosa da mangiare, lui lo prende, esce, va a chiamare le guardie, dice il Vangelo, era notte, è proprio così. Quando sei lontano da Dio, sei contro Dio, vuoi vivere la tua vita da solo, lui scappa da Gesù, proprio in quel momento c'è la notte nel tuo cuore. E Gesù, mentre Giuda è scappato, che cosa fa? Un gesto incredibile che lascia tutti così a bocca aperta. Si mette in ginocchio davanti ai suoi amici, lui che era il maestro, il più importante, si mette in ginocchio. Prende l'asciugamano. Prende la brocca con l'acqua. Lava i piedi. Il maestro che si mette in ginocchio davanti agli altri. Questo cosa ci deve dire, bambini? Provate a pensare. Cosa ci deve insegnare? Che nella vita dobbiamo imparare a servire gli altri. Solo questo veramente ci farà felici totalmente. Noi pensiamo, oh che bello, adesso mi metto sul divano e mi faccio servire dalla mamma e dal babbo. Sì, potrei essere comodo, ma provo a fare il contrario. Porta tu da bere, da mangiare al babbo e alla mamma quando sono a letto. Provaci. Vedrai come ti riempirà di felicità il loro sorriso e dirà ma che bello, che gesto hai fatto per noi. Quel gesto ti riempirà più se l'avessero fatto a te. Gesù ci insegna questo. Voi nella vita che si ricordino di te, vuoi fare qualcosa di grande nella vita? Ecco, impara a servire, non farti servire, mettiti tu al servizio degli altri, come fa il babbo e la mamma, che ogni giorno vanno al lavoro, si preoccupano per voi, proprio per aiutarvi a vivere. Dopo aver fatto questo, cosa fa? Inizia la cena e dice delle parole che tutte le volte che diciamo la messa noi le ripetiamo. Prendete, mangiate, questo è il mio corpo, prendete, bevete il mio sangue, fate questo in memoria di me. Cioè, tutte le volte che volete stare con me, io sono lì, io verrò, pensate un po'. Ma Gesù, ma spiegami, ma se adesso tu sei in paradiso, no?
il tuo corpo sappiamo che è in paradiso, certo. Noi lo rivedremo quando Gesù ci chiamerà, che moriremo in questa vita, andremo da Gesù che avrà il suo corpo. Pensate che quando Gesù è nato, no? Lo dico sempre, aveva un corpo prima di nascere? No, era spirito, come Dio che è spirito. Ha preso un corpo proprio per poter incontrare gli uomini, per poter parlare, per potersi farsi vedere con l'uomo, no? E poteva benissimo dire a Gesù, adesso che ho finito, mi hanno ucciso, no? Torno su da mio padre e torno spirito, torno come ero prima, butto via il corpo, tanto mi hanno ucciso. E invece Gesù si era talmente innamorato di noi uomini che ha tenuto il corpo anche in paradiso, proprio perché noi quando moriremo andremo su e vedremo Gesù e potremo abbracciarlo, noi avremo il nostro corpo, lui il suo, umano, lui sarà Dio, eh? Noi saremo santi in quel momento se andiamo in paradiso, ci riabbracceremo e potremo vederlo, capite? Però io non devo aspettare quel momento lì, cioè quando sono morto, per incontrare Gesù. Mi ha promesso, mi ha assicurato che sarebbe venuto tutte le volte che io lo chiamo, come insieme al sacerdote, ecco la messa. Fate questo in memoria di me. Gesù che entra dentro il pane e questa diventa una presenza, come se fosse lui in carne e ossa, nel pane, dentro il pane. Ho sentito qualche prete dire delle volte, no, che l'Eucaristia è un segno. No. Non è un segno, è una realtà, è una presenza. Lì c'è dentro Gesù nascosto, lo dico sempre ai bambini, no? Come se Gesù giocasse a nascondino, si nasconde dentro l'ostia, c'è, è lì presente con noi. E quella sera ha fatto proprio così, ha preso il pane, ha preso il vino, ha detto io andrò su in cielo, ma se volete che io venga da voi, ecco il pane e il vino, fate l'Eucaristia. Tanta gente non si parla, magari si va a benedire le case, no? Dicono, ma io non vengo, tanto prego da casa mia. Sì, preghi da casa tua, ma non c'è Gesù in casa tua. Dio è dappertutto, nei mari, nei fiumi, certo, ma la persona di Gesù, se tu vuoi incontrare veramente Gesù, ecco l'Eucaristia, il tabernacolo, il pane, la Santa Messa. Allora Gesù, grazie perché quella sera veramente ha inventato questa formula grandissima, l'Eucaristia, fa che ci innamoriamo sempre più dell'Eucaristia. Grazie che questa sera ha inventato anche i sacerdoti, persone che hanno la capacità nelle loro mani, nelle loro parole di essere un'antenna, prendere la tua presenza, tramutarla, infilarla, inserirla dentro il pane. Pensate, noi siamo come delle antenne di collegamento. Allora pregate perché siano sempre sacerdoti, perché nessuno, ecco, mai nessuna parrocchia rimanga senza sacerdoti, perché la parrocchia si spegne, in realtà si disgregano. Ci siano sempre sacerdoti che mettono la loro vita, i loro limiti, io sapete che ne ho tantissimi, mettono la loro persona a servizio, è tempo pieno, con le proprie doti, le proprie fantasie. Io cerco di usarle in questi giorni, un po' di fantasia per voi, ma cerchino proprio di mettersi a disposizione degli altri. Quindi abbiamo detto l'importanza del servizio, imparate a lavarvi i piedi, cioè a mettersi in ginocchio davanti agli altri, l'importanza dell'Eucaristia, Gesù che entra e io non posso farne a meno, e il sacerdote, questa persona umana che lavora per Dio, si è messa a servizio di Dio. Grazie Signore di tutte queste belle cose e siamo con te in questa sera nell'orto degli ulivi. Mentre tu soffri, anche per te la sofferenza non è stata una passeggiata, anzi, sei arrivato addirittura a dire, se è possibile Padre, passi da me questo calice, cioè se posso evitare di soffrire meglio, però se devo farlo, lo faccio, con amore. E Gesù sceglierà questa strada, non si tirerà indietro anche di fronte a quelli che glielo dicevano. Se sei Dio, dai, scendi dalla croce. Tu sei rimasto lì, hai scelto, hai detto sì. E lui dice dirti sì ogni giorno. Ciao bambini, grazie e ci vediamo questa sera alle 20:30.